L'intelligenza emotiva nelle professioni di cura è il tema che sarà affrontato nel corso di 3 giornate di studio e di allenamento che si terranno a Giulianova dal 14 al 16 marzo prossimi. Sono state organizzate dalla Fondazione Piccola Opera Caritas, una struttura che ospita soggetti fragili, che ha toccato con mano le difficoltà scatenate dalla pandemia. All'interno della Piccola Opera Caritas ci sono operatori preparati, professionisti della cura che però hanno una loro emotività. Mimmo Rega, presidente della Fondazione, ha posto l'accento sull'importanza dell'intelligenza emotiva. Perché l'intelligenza emotiva? Perché attivare, allenare, davvero mettere in gioco quella parte di noi va molto molto oltre quella che abbiamo chiamato in questi 2 anni resilienza. Ci rende protagonisti, attivi, dentro questo tempo che comunque è un tempo che chiede a noi cambiamenti. Nulla come l'intelligenza emotiva ha la forza e offre le energie alle persone per poter stare dentro il cambiamento. Le giornate di studio vedranno la partecipazione di esperti relatori di calibro internazionale provenienti da tutta Italia. Quando abbiamo iniziato questo tipo di ricerca, che poi è diventato impegno anche nel lavoro di formazione, un grande investimento della Piccola Opera Caritas nella formazione dei suoi operatori, ci siamo interfacciati con quello che è il più grande network a livello internazionale, mondiale, oserei dire, che opera per allenare e per diffondere nel mondo questo tipo di attenzione, questo tipo di dinamica. Dopo che nel 95 un fortunato bestseller di Daniel Goleman, Intelligenza emotiva, portò alla ribalta l'attenzione del mondo, quella che solo pochi anni prima era stata coniata come espressione, soprattutto con l'apporto delle neuroscienze è cresciuta di tanto la consapevolezza. Con questi amici dagli Stati Uniti, ma che operano ormai in 50 paesi del mondo, abbiamo iniziato percorsi di certificazione, percorsi di approfondimento. Saranno nostri ospiti in questi 3 giorni all'interno del nostro evento, saranno con noi a guidare l'esperienza di questi giorni. Dobbiamo ringraziare la Piccola Opera che con l'amministrazione comunale ha un rapporto strettissimo che si salda nella notte dei tempi. Adesso, dopo l'apertura dell'RA di Villa Volpe, dove siamo riusciti finalmente ad accreditare quella struttura, si portano avanti dei progetti di carattere nazionale ed internazionale, quindi siamo contentissimi che una manifestazione così importante non venga fatta in una capitale, per esempio, una capitale europea, ma venga fatta qui a Giulianova. Questo fa capire anche quando noi stiamo innalzando il livello delle nostre strutture sul territorio, la Piccola Opera dà delle risposte incredibili a delle persone che in questo momento hanno ancora di più necessità di avere delle rassicurazioni.